tracciabilità è un tema, come dire, molto sensibile, in quanto il consumatore cerca, pensa di avere nella tracciabilità un'informazione sulla qualità del prodotto e in una certa maniera di sicurezza. Non è detto in realtà che poi sapere da dove arriva un prodotto voglia dire essere più o meno sicuri, perché dovremmo pensare che tutti gli alimenti che sono in circolazione siano sicuri. Se incominciassimo a pensare che ci sono dei prodotti non sicuri, saremmo in un mondo sostanzialmente di matti, e saremmo in un mondo di matti per il fatto che dovremmo pensare che sostanzialmente alcuni prodotti non vengono controllati. Questo obiettivamente non è. Allora, quindi la tracciabilità cosa ci serve? Ci serve a conoscere la storia un po' del prodotto, a prescindere dal discorso sicurezza, che secondo me è un discorso abbastanza, come dire, emozionale ma non fondato. La tracciabilità c'è o non c'è? La tracciabilità c'è. Ormai da molti anni che la tracciabilità è obbligatoria, quindi chi fa un alimento sa da chi ha comprato i vari ingredienti. Gli ingredienti li vediamo nella lista ingredienti sull'etichetta di un prodotto alimentare. Chi fa l'alimento sa da dove ha comprato, da chi ha comprato quell'alimento, e chi gliel'ha venduto sa a sua volta da chi ha comprato, e chi vende sa chi vende. Questa è la tracciabilità. L'informazione ormai c'è da tanti anni, c'è in maniera assoluta dal 2002, ma in realtà c'è dal 1993. Abbiamo questo genere di informazione che possiede la cosiddetta filiera alimentare, cioè la serie degli operatori. Quindi queste informazioni ci sono, l'organo di controllo quando va a fare i controlli certamente deve sapere, poter sapere un certo alimento, dove entra nell'alimento e da chi arriva, e deve sapere dove è finito, anche perché le famose allerte, no? Conosciamo, c'è cioè, tutto il fenomeno delle allerte che sono comunicate al consumatore, beh, si basano sul fatto di sapere un certo prodotto con un difetto da dove arriva, dove è andato per toglierlo dal commercio, da dove arriva per interrompere l'eventuale causa sorgente del problema. Se io non so dove c'è stata una contaminazione, non potrò mai intervenire sulla contaminazione. Quindi la tracciabilità e quindi la capacità di tracciare e di rintracciare a posteriori un alimento c'è e completa. Non c'è agli occhi del consumatore. Perché non c'è? Beh, ci possono essere tante ragioni, da quelle di riservatezza, ma più che altro che l'approvvigionamento della materia prima per forza cambia. Quindi possiamo pensare che un'etichetta con 10 ingredienti, portare per ogni ingrediente uno più origini, farebbe dell'ingrediente dell'etichetta uno strumento abbastanza pesante, quasi un mostro. E già oggi abbiamo il problema di fare delle etichette ragionevolmente non troppo piene, perché se poi scrivi troppo poi vengono lette, e magari vengono lette meno di quello che vengono lette oggi. Quindi l'informazione il consumatore non ce l'ha, ha solo dei flash sull'origine. Pensiamo ai prodotti d'origine animale, dove c'è il cosiddetto bollo cieco, l'ovale con un numero di stabilimento e con la sigla del paese, ma quelle ci dicono qualche cosa, cioè l'ultima manipolazione del prodotto. Abbiamo sui prodotti d'origine animale, abbiamo un'informazione più completa, sappiamo l'allevamento, il macello, la trasformazione, cioè su alcuni settori abbiamo un'informazione. In realtà, se vogliamo vederlo con una visione un po' più prospettica, abbiamo informazioni su quelle filiere che ci hanno dato qualche problemino di più. Perfetto, secondo me è super interessante, grazie.